Benvenuti, nuovo appuntamento con l'informazione della provincia di Frosinone. Tra qualche istante nel telegiornale parleremo di ambiente con il no da parte del sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani alla centrale a biomasse nel capoluogo, ma anche il no di Legambiente all'inceneritore Marangoni. Parleremo anche del bel gesto della famiglia della 24enne di Sora Lorella Venditti, che la famiglia ha donato gli organi, ha deciso di donare gli organi della giovane morta purtroppo per un aneurisma. Parleremo però anche di Anagni, della città di Anagni, che migliora il suo impianto di illuminazione. Poi l'interrogatorio del presidente del Seggio incriminato a Cassino in merito alle indagini sulle elezioni. Non solo questo, ovviamente non mancherà la pagina dello sport, in particolare andremo ad ascoltare le parole di Mazzotta, che oggi si è presentato in conferenza stampa. Queste ed altre notizie tra poco nel nostro telegiornale, non mancatene alla regia. Il fascino del mito non conosce limiti, provalo su una Harley Davidson, unica da sempre, eterna nella sua inimitabile linea, accompagnato dal ritmo del suo rombo inconfondibile. Harley Davidson ti aspetta sulla Monti dei Pini, a Patrica, a due passi da Frosinone, con il suo team di professionisti pronti a soddisfare le esigenze di ogni vero amante delle due ruote. Harley Davidson Frosinone, in contrada Fontana dei Conti, sulla statale dei Monti dei Pini, la tua emozione a due cilindri. La casa di cura privata Sant'Anna di Cassino è una delle prime per numero di interventi in laparoscopia e per i tempi di degenza post-operatoria nel Lazio e nel Centro-Sud, che per il 98% dei casi sono limitati a 3 giorni. Oggi la chirurgia della casa di cura a Sant'Anna è richiestissima nel Lazio e anche nell'Italia meridionale. L'attività ambulatoriale è una delle più all'avanguardia. TAC di ultima generazione, risonanza magnetica aperta, analisi di laboratorio con referti pronti in giornata, visite ambulatoriali convenzionate e private offerte dai migliori specialisti del settore ne fanno il fiore all'occhiello del territorio. Casa di cura Sant'Anna, via Herold Cassino, telefono 0776 31 11 23. Visita anche il nostro sito www.santannacassino.it. Pulizia, traslochi, impiantistica, trattamento cotto, ristrutturazione edili, giardinaggio. In due parole, Consorzio Panda. I migliori e più qualificati servizi ambientali e strutturali per enti pubblici, centri commerciali, supermercati, ipermercati, negozi, enti privati, condomini, appartamenti. Perché la qualità è una cosa seria, perché la professionalità è una specie in via di estinzione. Consorzio Panda, la risposta alle tue esigenze. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione dalla provincia di Frosinone, che apriamo dall'ambiente, dalle polemiche che arrivano a Frosinone per la realizzazione di una centrale a biomasse che è stata localizzata nella zona aeroportuale. Arriva il secco no da parte del sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, che spiega come abbia in realtà preso provvedimenti che si sta forse cercando di aggirare. Sentiamo. No alla centrale a biomasse nella zona aeroporto di Frosinone se non ci saranno tutte le rassicurazioni sulla salute. Una vicenda che sta scaldando il capoluogo e sulla quale è intervenuto il sindaco Ottaviani chiarendo la posizione dell'amministrazione. L'adozione del provvedimento da parte del mio ufficio con cui veniva posto il blocco della costruzione della centrale a biomasse, ha detto, è stata effettuata in via d'urgenza proprio perché era necessario verificare la legittimità dell'intero procedimento, che ha ricevuto una frettolosa valutazione da parte degli enti sovraordinati come Regione, Provincia, ARPA e ASL. Era evidente dunque che il provvedimento del sindaco avesse per sua natura un'efficacia limitata nel tempo e quindi ora è opportuno rivedere anche in autotutela tutto il procedimento che ha generato tra i vari enti l'ipotesi di autorizzazione dell'impianto. In un momento di vera e propria emergenza ambientale non si possono affrontare, sottolinea ancora Ottaviani, tematiche così serie senza partire dal presupposto che i PM10 e i PM2,5 devono essere attenuati e non aumentati neppure di una molecola.
la conformazione del territorio e soprattutto l'assenza di correnti aeree che determina il ristagno dell'aria e dei fattori maggiormente inquinanti, hanno portato l'amministrazione ad osservare alcuni tra i protocolli più rigidi in Italia, come l'introduzione del nuovo trasporto pubblico locale completamente a basso impatto, giungendo addirittura a limitare l'uso dei camini a legna, come indicato dal piano regionale sulla qualità dell'aria. In assenza di evidenze scientifiche, sottolinea ancora Ottaviani, e di accertamenti approfonditi di natura epidemiologica ed ambientale, non posso condividere una centrale a biomasse. Altro no secco, quello invece da parte di Legambiente, l'associazione ambientalista, che dice no alla possibilità di far ripartire l'inceneritore Marangoni ad Anagni. Se ne discuterà infatti prossimamente in Regione Lazio, ma da Legambiente c'è già un ammonimento. Sentiamo. Apre il procedimento di valutazione per la richiesta della riapertura dell'inceneritore della Marangoni di Anagni. Il prossimo 8 novembre, infatti, in Regione Lazio si analizzerà la richiesta della società proprietaria dell'inceneritore in piena Valle del Sacco per la sua possibile rimessa in funzione. Arriva il secco no da parte di Legambiente, che ricostruisce la vicenda. L'inceneritore, scrive il sodalizio verde, nato come impianto di servizio della adiacente fabbrica di pneumatici, da tempo è sotto accusa per la qualità dell'aria nella zona di Osteria della Fontana ad Anagni, tanto che nel 2009 un incidente con la fuoriuscita di Carbon Black portò il comune e le autorità sanitarie a realizzare indagini che accertarono livelli eccessivi di diossine e PCB sui terreni vicini, tanto da decretare l'interdizione alla coltivazione e all'allevamento in un raggio di 500 metri dall'inceneritore, un'ordinanza tuttora attiva. La salute dei cittadini venga prima di tutto, sottolinea Legambiente, e in un quadro di precarietà ambientale come quello della Valle del Sacco, chiediamo all'amministrazione comunale di esprimersi contro la richiesta della Marangoni, ha detto Roberto Scacchi, e alla Regione di ostacolare questo nuovo impianto. L'inceneritore ricade pienamente nel perimetro della SIN per la bonifica della Valle del Sacco. Ribadiamo, sottolinea ancora il presidente di Legambiente Lazio, la nostra richiesta di moratoria per ogni impianto industriale ad alto impatto ambientale in questo territorio. Negli anni scorsi, per l'impianto, fu anche progettata una riconversione a inceneritore di materiale residuale di autovetture, il cosiddetto CARFLAF, progetto fortemente contestato dalla popolazione locale e rigettato dalla Regione Lazio per l'elevato impatto ambientale. I volontari del Cigno Verde ricordano anche un'indagine della Procura di Frosinone nell'ambito del procedimento giudiziario per disastro ambientale causato dalla Marangoni Tire, volta ad accertare l'aumento di patologie tumorali tra gli abitanti che risiedono nei pressi dell'impianto. Le altre notizie di cronaca ora ce le fornisce la nostra redazione di Per Te Online. Benvenuti a questo nuovo appuntamento informativo. Parliamo in apertura di un gesto meraviglioso, quello di Lorella Venditti e della sua famiglia. I genitori della giovane sorana, infatti morta all'ospedale di Roma a soli 24 anni a causa di un aneurisma, hanno deciso di donare i propri organi. Un atto che salverà la vita di altre persone e che farà vivere ancora la sfortunata giovane sorana. Oggi all'Umberto I di Roma verrà allestita la camera ardente, domani alle 13 si svolgeranno i funerali nella chiesa di Carnello a Sora. E sempre per la cronaca, il commissariato di Cassino con l'ausilio di unità cinofile antidroga hanno controllato circa 700 studenti di due istituti scolastici della città in azione Alec e Condor, pastori tedeschi del reparto cinofili della Polizia di Stato. Due giovani di 19 e 17 anni sono stati trovati in possesso di 10 grammi di hashish già confezionato per lo spaccio ed altri 10 grammi di marijuana. La successiva perquisizione presso l'abitazione del maggiorenne ha consentito il rinvenimento di ulteriori 10 grammi di hashish e due bilancini di precisione. Per il giovane è scattata la segnalazione alla prefettura di Frosinone. Dopo gli analoghi casi di Frosinone, Torrice, Monte San Giovanni Campano e Boville Ernica, ancora un rinvio a giudizio per furto d'acqua. Protagonista stavolta è un uomo residente a Fiuggi, a cui la società aveva sigillato il contatore data la persistente morosità. Forzati i sigilli, l'uomo ha autonomamente installato un apparecchio di misura denunciato dal gestore del servizio idrico per furto aggravato di acqua. L'uomo, concluse le indagini preliminari, è stato citato direttamente a giudizio dinanzi il Tribunale Monocratico di Frosinone. L'udienza si terrà il prossimo 6 marzo. Cambiamo decisamente argomento perché il presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, ha incontrato nel pomeriggio di ieri il presidente di Unindustria, Giovanni Turriziani. Il dialogo si è incentrato soprattutto sulle problematiche inerenti alla viabilità delle zone industriali del territorio provinciale, le autorizzazioni ambientali, le normative antisismiche e più in generale le strategie di sviluppo da mettere in campo. Ho riscontrato una sostanziale concordanza di vedute con il presidente Pompeo,
ha detto Turiziani al termine del colloquio, su questioni determinanti che afferiscono alla competitività delle nostre aree di lavoro. Ho ribadito al presidente di un'industria Turiziani nel ringraziarlo per la sua visita, ha affermato invece il presidente Pompeo l'importanza di una collaborazione sistematica tra gli enti di governo e le rappresentanze del lavoro e delle imprese. E per chiudere invece una notizia che riguarda la città di Anagni, perché importanti interventi per la pubblica illuminazione nelle zone periferiche sono stati adottati dalla giunta comunale, che ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento dell'impianto di località Monti e il progetto esecutivo per estendere l'impianto in località Vignola. Si tratta di lavori attesi da tempo e necessari per una migliore vivibilità delle due popolose contrade anagnine. Ed è tutto, al prossimo appuntamento. Grazie alla nostra redazione di Per Te Online. Noi ci spostiamo a Cassino, dove stanno andando avanti le indagini in merito a quelle che possono essere state presunte irregolarità relative alle ultime amministrative. Ieri c'è stato un faccia a faccia di circa due ore tra il presidente del seggio numero 30, il seggio incriminato, e il sostituto procuratore Roberto Bulgarini. Il trentenne, secondo l'accusa, infatti avrebbe violato la legge elettorale. È stato accompagnato dai suoi avvocati, ha risposto ai tanti quesiti formulati anche dal tenente Giro, il comandante del Norma della Compagnia dei Carabinieri di Cassino, che sta valutando ogni minimo elemento. Dunque, anomalie che erano nate lo scorso la sera di domenica 5 giugno all'interno del seggio numero 30 e che sono state segnalate ai carabinieri. Insomma, c'è stato una botta e risposta tra le parti. Il presidente del seggio numero 30 ha cercato di spiegare quella che è la propria posizione. Vedremo se si riuscirà ad arrivare ad un punto fermo di questa vicenda davvero particolare. Noi parliamo invece dei compleanni centenari che sono stati festeggiati nella residenza per anziani Rosa Iole di Ferentino. A tagliare l'importante traguardo, due signore, Fernanda Borgo, che ha compiuto 101 anni lo scorso 6 ottobre, e Giacomo Barraco, che ne ha compiuti 102 il 12 ottobre. A portare i saluti e rivolgere gli auguri a nome dell'intera comunità cittadina è stato il sindaco Antonio Pompeo, che è stato accolto con molto calore dalle ospiti e dal personale della struttura. Lo vedete anche da questa foto, consegnare una targa ricordo. Veramente un momento particolare, ha spiegato il sindaco Pompeo. A volte non ci rendiamo conto, complici ritmi di vita che ci impone la società moderna, di quanto calore umano può riservare anche un piccolo gesto. Sono stato accolto con affetto e simpatia, a testimonianza del rispetto assoluto che va riservato ai nostri anziani e all'importanza di mantenere vivi i rapporti familiari. Bene, ora voltiamo pagina, andiamo ad aprire quella dello sport. Pagina dello sport che apriamo dal calcio di Serie B, perché il Frosinone si sta allenando in vista della gara di sabato contro il Vicenza. Sarà una partita sicuramente molto difficile, ma i canarini arrivano da due vittorie consecutive che ne hanno fatto rianimare un po' non solo il gioco ma anche l'aspetto psicologico. Chi sicuramente ha avuto un buon impatto su questo inizio di stagione è l'esterno sinistro nuovo arrivato Mazzotta, che oggi ha parlato ai nostri microfoni. Allora ascoltiamo cosa ha detto. Secondo me abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, perché già contro il Bari si è visto un gioco più continuo, invece nelle altre occasioni andava più a sprazzi. C'è stata secondo me una prestazione quasi perfetta, perché dopo abbiamo concesso delle occasioni secondo me evitabilissime. Si è abbassata un po' la concentrazione, infatti sul gol che abbiamo preso sul calcio d'angolo, quella è stata una disattenzione che poteva un po' rovinare una prestazione che fino a quel momento era stata perfetta. Poi sulle tre partite, due le giochiamo in casa. Quando giochiamo in casa, dobbiamo giocare sempre per portare a casa i tre punti. Sulla classifica di difficoltà sono tre squadre che, come abbiamo visto in Serie B, sono tutte partite difficili,
che ogni partita, se non entri in campo con la giusta concentrazione, rischi di fare delle figuracce e di perdere partite. Noi intanto pensiamo alla gara di Vicenza e di andare a fare un'altra grande partita e speriamo di portare a casa l'intero bottino. Sicuramente un segnale già l'abbiamo dato domenica, però come dicevo noi dobbiamo affrontare le partite, cioè noi scendiamo in campo per vincere le partite, per portare a casa sempre 3 punti. Sono 3 partite difficilissime, sappiamo che se vogliamo ambire a risultati importanti dobbiamo affrontare le gare con la giusta concentrazione. È la giusta cattiveria, quella che per adesso finalmente abbiamo ritrovato, e vincerle tutte e tre, e poi speriamo di portarle a casa tutte e 3 partite. Noi c'è rispetto reciproco, cioè noi ci giochiamo ogni settimana il posto ed è bello così, perché sia come ruolo del terzino sinistro, ma anche in altri ruoli siamo abbastanza coperti. Ogni ruolo ci sono due buoni giocatori che ogni settimana dobbiamo dare il massimo per conquistarci la maglia da titolare. Bene, ora scendiamo di categoria, restiamo nel calcio, parliamo di eccellenza perché domenica scorsa, dopo la vittoria, il Cassino è tornato a comandare il girone B del massimo campionato dilettantistico regionale. Allora andiamo ad ascoltare le interviste raccolte nel post-gara. È stato un ottimo primo tempo, poi il secondo tempo qualche episodio che ci ha girato un po' contro e l'arbitro ha preso delle decisioni un po' affrettate, perché comunque una partita mi sembra molto tranquilla, insomma, giocata benissimo da tutte e due le squadre, però questo è il calcio, insomma, siamo rimasti in 9 e poi lì, insomma, venire a Cassino, giocare in 9 contro 11, andare sotto su rigore è difficile. Sì. Ricordiamo che il primo tempo vincevamo 1-0, quindi comunque il Cassino, secondo me, è stata una squadra quadrata, è rimasta in partita, esperta, ha saputo aspettare il suo momento. Sinceramente, ho visto una buonissima squadra di fronte. Siamo stati bravi noi il primo tempo a sorprenderli un po', conoscendo le nostre caratteristiche di gioco. Però poi, comunque, loro l'esperienza, la qualità sta dalla loro parte, e sono stati bravi a portare gli episodi dalla parte loro e a concretizzare, quindi a vincere la partita. Stiamo passando un momento un po' difficile, ho qualche assenza dei giocatori, anche oggi due, tre espulsi, perché poi uno dalla panchina, quindi domenica dobbiamo cercare di ripartire subito. Più che salvarsi, noi vogliamo fare bene, perché la qualità c'è, è inutile, non ci nascondiamo nemmeno noi. Insomma, non è che siamo una squadra pensata, organizzata bene dalla nostra dirigenza, quindi dobbiamo fare sicuramente molto meglio, ma soprattutto a livello di risultati, perché poi oggi penso che venire qui abbiamo avuto personalità, siamo stati bravi e dobbiamo sicuramente migliorare su qualche episodio. La classifica oggi ci ha sorriso, però ecco, vorrei soffermarmi un attimino sulla partita, che è stata una partita inizialmente difficile. C'è stato questo primo tempo che è stato davvero un blackout, stavamo rovinando davvero una giornata e ce la stavamo complicando proprio e ci stavamo mettendo anche impegno nel complicarcela. È arrivato questo gol a freddo che purtroppo ci ha tagliato le gambe e soprattutto non ci ha fatto ragionare più. Nel secondo tempo invece la squadra si è resa conto della sua forza, di quello che stavamo, i danni che stavamo producendo Certo. e abbiamo continuato a giocare bene, abbiamo vinto direi meritatamente, ma anche attraverso il gioco. Ci sono giocatori che purtroppo, dico purtroppo perché vanno in panchina e sono bravi, che ti cambiano la partita, ma perché bravi. Carlini, Lombardi sono dei giovani, ma che hanno delle caratteristiche ben precise e possono cambiare la partita per la loro bravura, la loro velocità e il loro dribbling. Poi per quanto riguarda, ecco, questo blackout è stato preoccupante, ma io, essendo stato un calciatore, capisco benissimo che queste cose possono accadere, e se queste cose non le hai vissute sulla tua pelle non le puoi capire. Domenica abbiamo questo scontro con l'Artena, però direi che è ancora presto per parlare. È uno scontro al vertice, però ancora ci sono squadre che possono dire la loro, è ancora presto. Noi dobbiamo continuare il nostro cammino fatto di risultati, di continuità e di soddisfazioni che dobbiamo Coppa dare al nostro presidente e alla Italia nostra chiusa. gente. No, la Coppa Italia non è chiusa perché quello è un capitolo apertissimo, ma quello se ne parlerà dopo Va bene. Artena.
Il basket ora, perché se nel calcio il Cassino sta andando bene, nel basket in A2 anche Ferentino sta facendo un'ottima figura, almeno inizialmente in questo campionato che ha visto 3 gare, 2 delle quali gli Amaranto hanno vinto in casa, un'altra una sconfitta di un solo punto in trasferta. Allora, domenica c'è stata la vittoria nel derby laziale contro Rieti, ascoltiamo alcune parole del tecnico Ansaloni. Allora, questa partita è stata caratterizzata da una difesa nostra nei primi 2 quarti veramente esemplare. Abbiamo avuto dei giocatori veramente che si sono sacrificati tantissimo in difesa. Vorrei citare soprattutto Raymond, che non ha certo mai impressionato nella sua carriera per le doti di grande difensore, ma magari di più quelle di un ottimo attaccante e un ottimo tiratore. Oggi ha fatto un grandissimo lavoro nei primi 2 quarti e anche poi nel terzo, e con lui tutti i giocatori che sono entrati in campo hanno veramente messo tanta grinta e tanta attenzione nel lavoro difensivo, e quello ha fatto la differenza, perché abbiamo visto dopo, già a partire dal terzo quarto, come Rieti abbia un potenziale veramente di alto livello. È una squadra estremamente pericolosa, ha fatto 29 punti nel solo terzo quarto, così come ha fatto gli stessi punti nella partita in casa e nella partita nella prima di campionato a Trapani, col fatto che li aveva fatti nel primo quarto. Noi siamo riusciti a limitarli già dal primo quarto, nel secondo ulteriormente. Questo ha fatto sì che dopo la partita fosse su binari diversi. Bene, davvero tutto per la nostra informazione. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.